Emergenza coronavirus. Il sindaco di Isernia, Giacomo d'Apollonio, ha convocato la stampa nella sala Raucci di Palazzo San Francesco per lanciare un messaggio ai suoi cittadini. Bisogna restare lucidi in questo momento di grande difficoltà, evitando che il panico prenda il sopravvento. Nel contempo è necessario osservare con rigore le buone pratiche indicate anche dal Ministero per impedire la diffusione del virus. Il Comune, dal canto suo, ha predisposto misure di sicurezza straordinarie finalizzate al contenimento della patologia. Tutte le manifestazioni sono state rinviate a data da destinarsi. L'auditorium è momentaneamente chiuso. Le gare al palazzetto e allo stadio, quando non rinviabili, verranno disputate a porte chiuse. Nessuna decisione è stata assunta in merito al mercato settimanale, rispetto al quale si attendono disposizioni dalla prefettura. La buona notizia è che al momento non risultano casi di positività a Isernia. Non mi risultano casi di quarantena, Isernia è assolutamente indenne in questo momento, c'è qualche situazione che si sta valutando come quella della dottoressa del servizio, diciamo, della guardia medica, che però era una turnista solo nei giorni festivi, quindi si sta ricostruendo questo. Stamattina ho chiesto aggiornamenti, non ce ne sono ancora, quindi insomma la situazione sembra assolutamente sotto controllo. Aspettiamo con ansia di avere anche ulteriori indicazioni, però credo che la situazione non pare sia allarmante. Ecco, quindi questo è una notizia che comunque voglio dare anche ai concittadini, di essere sereni, però prego tutti di collaborare. L'auditorium sarà anche la sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. In caso di emergenza, le autorità si dicono pronte a fronteggiare le criticità anche a livello sanitario. Ho parlato con l'ASREM perché l'ASREM è l'autorità sanitaria regionale competente, e con il presidente della regione, col quale ho continui contatti. Il veneziale sapete che il punto di riferimento come malattie infettive è il Cardarelli di Campobasso, non è l'ospedale di Isernia. La raccomandazione è quella di non affollare neanche gli spazi del nostro ospedale, per esempio, molto spesso nella zona ambulatoriale o per il laboratorio analisi, molto spesso è affollato dai nostri concittadini. Anche lì si stanno adottando delle cautele per non far affollare questi locali. Il Veneziale continuerà in questo momento ad erogare le prestazioni che sta erogando, il riferimento, come ripeto, sia a livello di analisi per gli eventuali tamponi che dovessero essere necessari anche nella nostra area territoriale, faranno capo sempre al laboratorio del Cardarelli di Campobasso, così come per eventuali emergenze. A meno che non ci siano nuove disposizioni, ripeto, la situazione è in continua evoluzione. In questo momento la situazione è questa, quindi è bene avvisare tutti di questo, di quanto sta accadendo, e di essere vigili, ma allo stesso tempo tranquilli su una situazione che è in piena evoluzione.